Ciao a tutti, ci troviamo in provincia di Rovigo, siamo in Veneto, siamo vicini al fiume Po, siamo vicini al delta del Po, una zona veramente privilegiata per quello che può essere considerato il principe della notte, ovvero il Barbagianni. Un predatore notturno straordinario che purtroppo è fortemente in declino in tutto il paese. E per questo motivo i ricercatori, gli ornitologi, vanno in giro alla ricerca degli spazi dove lui si riproduce per poter monitorare quello di cui si alimenta. Studiare l'alimentazione, studiare i siti riproduttivi è fondamentale per poterlo salvaguardare. Ma ovviamente non sono solo in questa avventura. Qualcuno mi accompagna e riprenderà tutte le immagini anche per voi. E quindi mi sembra doveroso presentare Chiara. Ehi Marco! Guarda che c'è un codi rosso spazzacamino. Guarda che ti ho appena presentato, quindi direi di salutare. Ciao a tutti, molto piacere, sono Chiara. Oggi mi occuperò delle riprese video e backstage fotografico di questa ricerca del nostro amico Barbagianni, sperando di essere fortunati. Dopo le presentazioni è venuto il momento di agire, quindi andiamo a scoprire questo spazio e vediamo se veramente c'è il Barbagianni. Seguitemi. Ci troviamo all'interno di questo edificio rurale che probabilmente ospita una famiglia di Barbagianni. Siamo praticamente all'inizio dell'inverno, quindi la nidificazione ormai è avvenuta, ma qui abbiamo ancora presenti le tracce di questa avvenuta nidificazione e soprattutto della presenza dei Barbagianni all'interno di questo edificio. Qui sul terreno abbiamo la possibilità di vedere la presenza di alcuni resti di alimentazione. Gli ornitologi chiamano questi resti borre. Ora ve ne raccolgo uno e vi faccio vedere che cos'è. Questa che sto per raccogliere è una borra di Barbagianni. La riconosciamo facilmente perché le borre di Barbagianni, a differenza di quelle di altri rapaci notturni, sono nere e sono lucenti. Lucenti proprio perché questa borra è fresca e quindi è facilmente riconoscibile il fatto che sia stata prodotta dal Barbagianni da pochissimo tempo. È probabile che questa notte il Barbagianni fosse in questo edificio. Oggi ovviamente siamo venuti a trovarlo e probabilmente si è spostato in un edificio qua a fianco. All'interno della borra, voi lo potete notare, sono presenti dei resti ossei che sono sostanzialmente i resti di predazione della notte. I Barbagianni sono cacciatori eccezionali di micromammiferi, mangiano arvicole, mangiano topi, toporagni, quindi sono elementi molto utili all'interno di un ecosistema. E nelle borre noi possiamo trovare tutto quello di cui loro si sono nutriti. Vedete che aprendo una borra si possono notare tutti i resti ossei. Vedete, ci sono mandibole, ci sono alcuni elementi. Questa ad esempio è una mandibola di un roditore. Vedete, il Barbagianni lascia i segni della sua presenza praticamente ovunque. Su questa davanzale della finestra troviamo dei segni indelebili del suo passaggio. Qui ad esempio vedete una borra che è stata lasciata una di queste notti e soprattutto trovate degli escrementi che sono bianchi e che sono tipici del Barbagianni in questi spazi. All'interno dei nidi di Barbagianni e quindi di questi edifici è possibile trovare numerosi reperti, non soltanto le borre, non soltanto gli escrementi, ma anche qualcosa di ancora più affascinante e segno indelebile della presenza di un Barbagianni. Scopriamo insieme che cosa. Vedete che qua per terra è presente, oltre diciamo questa edera che tappezza praticamente il pavimento, anche dei resti veramente particolari come le penne. Questa ad esempio è la penna di remigante di Barbagianni. E ce ne sono altri. Questa ad esempio è una penna copritrice. Ovunque in questo spazio sono presenti i resti di Barbagianni, basta saperli scovarle e identificare. Questa che abbiamo trovato è una penna speciale, una penna remigante di Barbagianni. Perché è speciale? Perché in realtà le penne remiganti sono molto importanti perché garantiscono a questi uccelli di poter volare. Come lascia intuire il nome, remiganti significa che remano nel cielo, remano nell'aria e sono fondamentali per la spinta durante il volo. Forse tutti voi avete magari osservato in natura il volo di un cigno, il volo di un'anatra, e sapete che quando volano c'è il cosiddetto frullo delle ali e questo frullo produce rumore, ed è un rumore prodotto dall'attrito. Quello che non sapete forse è però che i Barbagianni hanno un potere quasi magico. Infatti sulla remigante è presente una lamina molto particolare che assomiglia a un pettine, molto molto sottile, che garantisce al Barbagianni il silenzio assoluto durante il volo.
Perché questo silenzio? Perché sostanzialmente questa lamina impedisce durante il volo che si crei attrito e quindi il volo dei rapaci notturni è veramente silenzioso, un'arma letale per tutti i piccoli topi che vivono in queste campagne. Attorno a questo edificio amato dal Barbagiani tanto che lo frequenta, è possibile scorgere quelli che sono gli ambienti ideali dei rapaci notturni e in particolare di questo predatore, il Barbagiani. Come vedete ci sono degli uccelli bianchi che stanno volando, sono aironi guardaboi e gabbiani. In questo momento della giornata, quando c'è ancora la luce, stanno cercando del cibo, piccoli invertebrati e qualche volta anche qualche arvicolo o topolino, le stesse prede che stanotte saranno catturate dal Barbagiani. Ecco perché il Barbagiani ha scelto questo edificio, sicuramente adatto alle sue esigenze, ma ancora più adatto alle sue esigenze sono gli ambienti che circondano questa zona rurale. Ora ragazzi vi faccio scoprire qualcosa di particolare. Quando ci troviamo all'interno di un edificio come questo, che ospita un Barbagiani, una famiglia di Barbagiani o anche di civette, è possibile trovare altri segni importanti per scoprire esattamente dove si trova il Barbagiani. E per farlo, ora vi do un suggerimento. Guardate qua, vedete che questa zona, diciamo, dell'edificio ha una parte di soffitto che è parzialmente sfondata. Questo è favoloso per un Barbagiani, perché il Barbagiani può entrare all'interno, volando ovviamente, noi non ci possiamo arrivare, e poi qui potrebbe addirittura nidificare. La cosa interessante però è che lascia dei segni, qui vedete che ci sono dei segni di deiezione, questi segni, queste strisciate bianche. Il Barbagiani è passato di qua e questo ci aiuta a capire quali sono gli spazi che egli preferisce all'interno di questo edificio. Ora invito anche voi ad andare a scoprire i nidi dei Barbagiani. Ricordatevi sempre, sempre e soltanto nei momenti della stagione più opportuna, quindi d'inverno, quando i Barbagiani non si stanno riproducendo. Ora venite che vi faccio vedere un'altra cosa interessante. In questa zona il tetto è completamente sfondato, quindi entra facilmente la luce, non ci sono degli anfratti particolarmente adatti per poter fare in modo che il Barbagiani si possa riprodurre, ma esistono degli spazi che il Barbagiani sfrutta in un modo diverso, esattamente come posatoi. Ora se osservate su questo piccolo spigolo del muro è possibile rinvenire alcune deiezioni. Ricordatevi sempre che questo tipo di informazioni per un ornitologo, per un naturalista, sono estremamente preziose, perché ci permettono di scoprire se il Barbagiani è presente in una certa zona, soprattutto considerato che il Barbagiani oggi come oggi è diventato uno dei rapaci notturni maggiormente in declino, soffre terribilmente alcune situazioni antropiche, ad esempio viene investito dalle auto, ad esempio soffre perché mangia dei topi che sono stati avvelenati e quindi a sua volta muore per avvelenamento, e quindi questi animali sono in fortissimo decremento in tutto il nostro paese. Avere ancora luoghi come questi e sapere come vengono utilizzati i Barbagiani ci potrà servire in futuro per degli ottimi programmi di conservazione e gestione di una specie straordinaria come i Barbagiani. La nostra giornata alla ricerca delle borre, alla ricerca delle penne è terminata. Abbiamo scoperto un nuovo sito riproduttivo dei Barbagiani e questo è sicuramente importante. Altrettanto importante è questo bottino. All'interno di questo sacchetto abbiamo raccolto le borre, cioè i resti alimentari di questo predatore straordinario che è il Barbagiani. Questo servirà a me e anche ad altri ricercatori per scoprire la sua dieta. Scoprire la dieta è uno dei passi fondamentali per poter intervenire e salvaguardare questo animale che, come vi dicevo, è fortemente in declino. Vi aspetto alla prossima puntata sempre sul mio canale YouTube. Grazie. Oi 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 o